Inaugurata nel pomeriggio a Catania la nuova sede del PD, un'occasione per parlare delle fibrillazioni politiche nel governo regionale e nazionale. C'erano tutti o quasi gli esponenti del PD per l'inaugurazione della nuova sede di Catania di Via Umberto. Il partito, diviso soprattutto sull'appoggio da dare a livello regionale a Lombardo Quater, cerca di ricompattarsi, ma le assenze di Enzo Bianca e Giovanni Barbagallo parlano chiaro. Al taglio del nastro non ha voluto mancare il capogruppo al Senato, Anna Finocchiaro. Lei è stata la candidata, diciamo, che si è battuta contro Lombardo. Adesso il PD però lo vuole appoggiare. Guardi, la questione siciliana e la questione dell'alleanza con Lombardo si gioca tutta sulla sfida di una possibile traccia di cambiamento. Io penso che il Partito Democratico in questa vicenda tutto debba fare tranne che apparire subalterno. Siamo chiamati a un compito di vigilanza e di controllo altissimo, però penso anche che lasciare andare alla deriva in balia dei vecchi assetti questa regione sarebbe un grave errore. Tutti d'accordo su un punto: mandare a casa Berlusconi, il cui governo, dice il PD, non ha mai pensato alla Sicilia. Così Lombardo è chiamato a scegliere se stare ancora con il Premier o rompere definitivamente con chi, dice il PD, utilizza i fondi destinati all'agricoltura siciliana per pagare le multe delle quote latte degli allevatori del nord. Tutti uniti, infine, nel ricordo di Paolo Berretta, storico esponente del PD, scomparso 4 anni fa, in serata la manifestazione in via Savoia. Mio padre ha dato molto al partito, ha pensato che il partito fosse il luogo in cui si forma una volontà collettiva e si lavora insieme per un obiettivo comune. In qualche modo stiamo tentando di fare altrettanto oggi col Partito Democratico di Catania e il lavoro che stiamo facendo, secondo me, sta cominciando a dare i primi frutti.